Un progetto intitolato Ti voglio donare, voluto quest'anno dal Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione, ha permesso alla sezione comunale Aido di Giovinazzo di dare vita ad una sorta di concorso, a cui hanno partecipato circa 300 ragazzi delle scuole medie superiori di Giovinazzo. Salvaguardare la vita, il principio cardine. Il progetto è stato videato attraverso DVD forniti dal Ministero, contenenti testimonianze di coloro che hanno ricevuto il dono della donazione, e dibattuto con i docenti referenti e i ragazzi, i quali hanno successivamente realizzato circa 90 lavori tra spot e manufatti, inerenti la tematica della donazione. Lavori questi che sono stati mostrati al pubblico e premiati sabato 18 aprile da una commissione costituita dai docenti partecipanti e da alcuni esponenti Aido presso il Teatro dei Frati Cappuccini. Il concorso ha previsto la premiazione dei ragazzi di ogni scuola per il primo, secondo e terzo posto. Il quarto ha costituito una menzione fatta per quei lavori degni di considerazione. Un ottimo risultato è stato raggiunto grazie all'aiuto di valenti collaboratori e componenti del direttivo della sezione comunale Aido di Giovinazzo. Ancora una volta, dunque, l'associazione Aido si è resa attiva e partecipe a quelli che sono gli obiettivi statutari della stessa. È una realtà nel territorio locale, costituita nel 92 a seguito dello slancio emotivo dei coniugi De Palma, che con il loro amorevole gesto per la perdita del caro figliolo Luigi hanno aperto una strada a una realtà nuova della nostra città. Il presidente Vito Fumai, venuto a conoscenza di questa realtà nel 98 e affascinato dai nobili fini che questa associazione si propone, si augura che questi buoni propositi siano il faro dal quale mai togliere lo sguardo dalle tempeste più burrascose. Luigi aveva partecipato a una cerimonia eucaristica insieme, cioè celebrata da Don Tonino, non insieme a Don Tonino, celebrata da Don Tonino, e in quella cerimonia lui aveva suonato per l'ultima volta la tromba. Il pomeriggio ci chiese di andare a fare un giro in bicicletta. Noi consentimmo, come si fa a negare a un ragazzo di 14 anni di fare un giro in bicicletta, anche perché minimamente immaginavamo di andare incontro a questa cosa. E quindi, dopodiché, ho detto già, fummo avvisati dell'incidente avvenuto. E in quel momento in cui fummo
fummo interrogati per la donazione degli organi, ci vennero in mente tante cose, anche le parole di Don Tonino, che diceva di essere solidali in qualsiasi occasione, sempre. E quindi il parere di nostro figlio, Don Tonino, che molti episodi della nostra vita sono stati segnati da lui, abbiamo acconsentito. Poi ci comincia a venire in mente di non rendere unico il gesto di nostro figlio. E quindi accogliemmo un invito della Frates a fondare l'associazione. Il 2 maggio, quindi fra poco compie 17 anni la nostra associazione, il 2 maggio fu inaugurato l'associazione Giovinazzo. Ecco, diciamo, l'anno prossimo ci proponiamo di diventare maggiorenne, di fare una bella festa.